Buongiorno a tutti ai microfoni di OK Italia Parliamone. Oggi abbiamo Danilo Beltrante, imprenditore, fondatore della Business School Vivere di Turismo. Buongiorno Beltrante. Buongiorno, buongiorno Massimo e buongiorno a tutti gli amici che ci stanno seguendo. Allora, il settore del turismo, il settore nel quale vive e soffre purtroppo Beltrante, è uno dei settori che sono, come abbiamo detto anche in altre occasioni, sono stati maggiormente colpiti in negativo appunto da questa crisi legata al Covid-19. Il turismo sarà uno dei settori che aprirà più tardi rispetto agli altri. Sappiamo che pian piano si sta allentando la morsa del lockdown in tutta Italia per tipologie di attività produttive, però quella del turismo rimane assolutamente una grande incognita. Turismo che è estremamente importante per il raggiungimento del PIL nazionale, che però si vede in grave difficoltà perché non sa neanche come potersi organizzare per un futuro che vede assolutamente incerto. Nello specifico, Beltrante è il rappresentante di un mondo, quello dei property management, è il rappresentante di quella che viene cosiddetta il settore del turismo extra alberghiero. E Beltrante, prima di entrare nello specifico delle problematiche legate all'epidemia, che cos'è il property management? Il property management è una formula liquida, chiamiamola così, per la gestione degli immobili. Abbiamo importato questa modalità di gestione dall'America facendola propria. Gli abbiamo dato un carattere nazionale, italiano. Sta diventando anche. E include la gestione di proprietà pur non avendone la proprietà. E in pratica, gli operatori di property manager guadagnano dalla gestione di queste case offrendo dei servizi sia ai turisti ma anche ai proprietari, i quali praticamente possono offrire al mercato turistico i propri immobili senza dover praticamente fare nulla se non seguire le indicazioni dei property manager per quanto riguarda l'allestimento iniziale. Ma i servizi come la pulizia, la gestione della prenotazione, la gestione della fatturazione, tutte le manutenzioni ordinarie e straordinarie, è tutto compito del property manager. Negli Stati Uniti questa attività è già in voga dagli anni 80, l'Italia l'ha mutuata 5-6 anni fa e oggi esistono delle grandi aziende, una di queste è Clean B&B, addirittura quotata in borsa. Chi l'avrebbe mai detto, il settore extraalberghiero che si quota in borsa, che stanno crescendo, portando valore al territorio, perché naturalmente si aprono delle case che magari i proprietari sul posto, pensa ai piccoli borghi ad esempio Massimo, non hanno le competenze per aprirsi al turismo, no? Mancano dei passaggi. Ecco, c'è questa grande opportunità dove magari non esistono alberghi, ma esiste la volontà del turista di scoprire quel territorio. E questa formula sta aprendo veramente tantissime opportunità. Per rendere ancora più chiaro ai nostri ascoltatori, stiamo parlando di quello che volgarmente viene chiamato il settore del B&B, cioè tantissimi cittadini, tantissimi proprietari di appartamenti, in alcuni casi si attrezzano in autonomia per poter gestire e mettere a locazione, quindi a rendita. Sappiamo che c'è anche in quei casi la cedolare secca al 20% per chi fa questo tipo di attività al di sotto di una certa somma, ma comunque voi invece intervenite laddove volete offrire un servizio chiave in mano, o meglio, lì il proprietario dell'immobile, per intenderci, ha soltanto un ritorno economico senza aver alcun tipo di fastidio, fra virgolette, per l'attività da realizzare. Questo, giusto? Esatto, il lavoro del property manager si sviluppa in un contesto appunto nazionale del tutto singolare. L'Italia, per caratteristiche storiche, ha una cultura delle seconde, ma a volte terze, quarte, quinte case, per cui soprattutto al sud c'è stata sempre la credenza, no, di fare la casa ai figli. Peccato che oggi con la globalizzazione i figli vanno a destra e a manca, queste case spesso rimangono. Stiamo parlando massimo di 3 milioni di immobili sfitti ad oggi presenti sul territorio nazionale, oltre a 130 dimore storiche, quindi protette dalla sovrintendenza, che risultano ad oggi abbandonate. Questa opportunità sta diventando per la prima volta nella storia
addirittura causa o sta favorendo, meglio dire, il controesodo di giovani che dal nord si spostano al sud per avviare l'attività di gestione immobiliare da affittare ai turisti. Quindi abbiamo parlato di una della situazione com'era, però, Danilo, non è la situazione come oggi. La mia domanda ora, entriamo nel merito della crisi. Sicuramente chi prende in gestione, perché si tratta di una gestione per conto terzi di questi immobili, ha comunque dei regolari contratti con i proprietari di casa che deve onorare. Quindi oggi tutto questo settore immagino che sia completamente paralizzato da un punto di vista di entrate, ma non da un punto di vista di uscite, perché sicuramente dovete onorare quelli che sono gli impegni assunti nel momento in cui vi siete fatti carico di promuovere questo tipo di appartamenti per l'extraalberghiero. Bene, che gli aiuti che sono stati previsti con il DL Cura Italia sono stati utili per il vostro settore o comunque lamentate una insufficienza di strumenti anche in virtù del momento di crisi che sappiamo non sarà solo nell'immediato ma avrà anche ripercussioni sul medio e lungo periodo? Diciamo che per dividere in due diciamo, le macro situazioni del mio settore, esistono i property manager che lavorano a commissione, che di fatto hanno bassissimi costi fissi, che si ritrovano con un azzeramento delle entrate, ma anche con un flusso di cassa diciamo neutro, non hanno grossi esborsi. E dall'altra parte c'è tutto il mercato extraalberghiero tradizionale che è fatto da chi utilizza ad esempio la formula del rent to rent, quindi affitto e subaffitto, chi semplicemente gestisce a mo' di albergo un bed and breakfast pagando regolarmente l'affitto, che si ritrova nei guai poiché ha necessità di coprire le mensilità dell'affitto che non sta incassando. La situazione è diventata molto molto pesante, le aziende da subito hanno subito una crisi di liquidità non solamente per quello che si sente in giro, cioè che il turismo si è azzerato, ma c'è stata un'altra variabile che ci ha destabilizzato già nei primi giorni, che è stato l'atteggiamento dei portali, le agenzie di viaggio online come Booking, come altri, che hanno preteso la restituzione di caparre causa forza maggiore, che per molte aziende rappresentavano la liquidità circolante proprio per tenere in piedi l'attività stessa. Per cui c'è stato un doppio danno che ha messo in ginocchio il settore. Atteggiamento da parte dei portali che poi è stato in qualche modo ritrattato durante le settimane, tant'è da cambiare totalmente politica. Ad ogni modo la liquidità è andata diciamo persa, non ci sono state al momento misure concrete da parte del governo nei confronti delle attività extraalberghiere, le stiamo aspettando. Una su tutta è l'estensione del credito d'imposta sugli affitti, che è stato dato da subito ai negozi, quindi per i retail. Sappiamo che era categoria C1 soltanto che potevano beneficiare di questo tipo di strumenti. Esatto, stiamo aspettando noi, come anche la ristorazione, tutti gli altri settori che hanno il problema dei costi fissi, degli affitti molto alti, che ci auguriamo sia estesa anche per un periodo più lungo dei giorni diciamo della chiusura, poiché il problema noi ce l'avremo sicuramente tutto il 2020 e probabilmente toccherà anche dei mesi del 2021. Infatti non torneremo sicuramente in un giorno all'occupazione diciamo degli altri anni, ma ci vorrà tanto tempo per recuperare gli standard produttivi e di ospitalità che avevamo, a cui eravamo insomma abituati. Ci può far capire quali sono i numeri, cioè quanta gente è impegnata oggi, o meglio, che giro di lavoro, di quante persone vengono occupate in questo specifico settore? Quindi dobbiamo capire poi anche tutto quello che è l'indotto, perché penso che dietro queste attività ci sia comunque tutto l'indotto di soggetti che vadano ad erogare servizi anche per conto vostro. Allora stiamo parlando del 55% dei posti letto disponibili in Italia, per un numero di 180.000 aziende con partita IVA operanti sul territorio nazionale, che triplicano se pensiamo a tutti gli immobili messi in affitto tramite la piattaforma Airbnb, che è solo negli ultimi 3 anni, per darti un dato, sono triplicati a livello nazionale.
Quindi a livello di gestioni, diciamo, dirette, stiamo parlando di 500.000 di gestori, quindi di attività che in questo momento, piccole o grandi che siano, sono ferme. A livello di indotto invece sappiamo che il turismo, l'accoglienza, rappresenta il 15% del PIL e anche degli occupati su scala nazionale. Il turismo extraalberghiero negli ultimi anni ha rappresentato, oltre diciamo, a un settore commerciale insomma, che produce reddito, ha rappresentato anche un ammortizzatore sociale, perché dopo la crisi del 2008 molte persone hanno perso il lavoro e proprio grazie alla messa online di questi immobili sono riusciti a reinventarsi, a generare un reddito e mandare avanti le famiglie. Quindi il danno diciamo che stiamo subendo è ancora più profondo, perché se la casa finora era comunque stato un motivo, come dire, di un modo per andare avanti, oggi rappresenta un ulteriore problema da dover gestire. Oltre diciamo a chi ci lavora direttamente, l'extraalberghiero porta lavoro nei territori. In che senso? Quando si avvia un'attività extraalberghiera in un comune dove semmai non esistono alberghi, non esisteva neanche il turismo, si creano nuove professionalità sul territorio di specialisti, ad esempio delle manutenzioni, architetti, ingegneri, muratori, imbianchini, elettricisti, persone delle pulizie, persone dell'accoglienza, tutta gente che sul territorio comincia ad avere un'entrata grazie a questa economia generata dai turisti. Oggi tutte queste persone naturalmente hanno difficoltà a recuperare quell'indotto lì. Mi viene da pensare una cosa. Quando, speriamo presto, avrete possibilità di ritornare a svolgere appieno la vostra attività, dovrete scontrarvi anche con un altro aspetto molto importante, l'aspetto paura e diffidenza. Qui si rischia c'è il rischio di imbattersi in una perdita di credibilità di questo tipo di settore dell'extraalberghiero per paura della gente di potersi contaminare con gli oggetti o con altro. Sicuramente bisognerà fare una sanificazione così come è previsto in tutti gli ambienti di lavoro. Volevo chiedere, è stato previsto dalla vostra associazione, dal vostro mondo, una sorta di protocollo che possa certificare in tutti gli appartamenti, in tutte le dimore storiche, che si segue uno standard di sanificazione che mette sicuramente in garanzia l'utente finale? Vivere di Turismo Business School sta seguendo con estrema attenzione il lancio di un marchio che include un protocollo di sanificazione e anche degli strumenti di marketing che servono all'operatore per dichiarare il grande lavoro che comunque si trova a svolgere e trasformare questo ipotetico, anzi reale, costo in più che ho nelle pulizie in qualcosa che può far aumentare le prenotazioni e anche il valore percepito del servizio che offre l'operatore. A tutti i livelli, Massimo, in tutti i gruppi Facebook che seguo, in tutte le associazioni, c'è un'attenzione altissima, soprattutto in questi giorni, verso questo argomento e mi viene da dire ognuno degli operatori extraalberghieri sta diventando un piccolo esperto di sanificazione, perché non ci dimentichiamo che chi opera in una struttura è anche un padre di famiglia ed è il responsabile a 360 gradi di tutto ciò che lo circonda. Non è come un albergo dove semmai c'è il rischio che chi ci viene a lavorare in qualche modo da controllare, cioè, lì siamo noi che decidiamo le sorti della nostra struttura e quindi in base alle nostre scelte ne va di mezzo la sicurezza dei nostri ospiti e anche quelli della nostra famiglia. Caratteristica, mi viene da aggiungere, che ha sempre contraddistinto il nostro settore e che oggi l'ha portato a diventare il settore che sta guidando il rilancio del turismo in Italia, perché sono persone che aprono le porte del loro territorio ad altre persone. E l'aspetto umano, per quanto diciamo
uno possa pensare per il turista ha un grandissimo valore che è intrinseco nell'accoglienza extraalberghiera. Benissimo, pensiamo, proviamo a proporre però, a ragionare su due, tre ipotesi risolutive che potrebbero aiutare le imprese di questo settore a superare la grave crisi e a poter decidere di resistere, andare avanti nonostante le difficoltà. Proviamo a lanciare tre spunti di riflessione che magari cercheremo di far sì che diventino virali e arrivino all'attenzione di chi è preposto a mettere in atto misure a sostegno delle imprese. Beh, il primo punto è sicuramente la tutela della liquidità derivante dagli affitti, quindi l'estensione del credito d'imposta anche alle attività extraalberghiere. Il secondo punto è identificare l'extraalberghiero come proprio un settore da aiutare con una via preferenziale per quanto riguarda la liquidità in banca, che già viene offerta in questo momento a tante aziende, ma un'attenzione particolare a quelle aziende che più possono guidare la ripresa. Sicuramente il settore extraalberghiero, l'abbiamo detto, era già un ammortizzatore sociale prima, ancora di più in questo momento. Altra cosa, un voucher che è già allo studio del governo per rilanciare il turismo interno, da dare alle famiglie che decidono di trascorrere le loro vacanze in Italia nel 2020. Si pensa a 350 euro. Se si riesce ad aumentare questa cifra è meglio, e il motivo è semplice, i nostri governanti dovrebbero saperlo, perché solo il 17% dei soldi che il turista dedica durante la sua vacanza va in tasca all'albergatore o al gestore. L'83% finisce sul territorio, quindi aumentare il budget per l'alloggio vuol dire far muovere un'economia direttamente proporzionale. Molto bene, ringrazio Danilo Beltrante per questa sua chiara esposizione. Torneremo a collegarci sicuramente per avere sviluppi su questo settore trainante per l'economia del nostro paese. Grazie mille e arrivederci al prossimo appuntamento. Ciao Massimo. Grazie.